Buongiorno a tutti, benvenuti, per me veramente un piacere, un onore e un'occasione direi privilegiata di portare qua il mio saluto e tramite me quello di tutta la comunità accademica della Sapienza in quest'aula che vedo gremita di giovani, di studenti, di studiosi, di colleghi, per quello che è un'occasione vera di accademia. Io voglio ringraziare qua il professor Serianni per aver scelto la Sapienza, Università di Roma, quale ateneo dove svolgere la sua attività didattica, di ricerca, consentitemi di usare una parola obsoleta, di maestro. Non nel caso di ricordare qual è l'attività del professor Serianni da un punto di vista scientifico, da un punto di vista accademico, professore incaricato presso numerose università, prima a Siena, all'Aquila, a Messina, dal 1980 ordinario presso la nostra università, ricoprendo la cattedra che era stata di Alfredo Schiaffini, socio dell'Accademia della Crusca, dell'Arcadia, dell'Accademia dei Lincei, direttore della rivista di studi linguistici italiani e di studi di lessicografia italiana, vicepresidente della società Dante Alighieri, dottore honoris causa dell'Università di Valladolid, numerosissime pubblicazioni sulle parlate toscane, la grammatica italiana, l'introduzione alla lingua poetica italiana, i linguaggi settoriali, convinto sostenitore dell'indagine filologica, uno dei più importanti, significativi ed influenti studiosi della lingua italiana, curatore dell'opera in volumi Storia della lingua italiana per immagini. Due parole sul saggio del 2016, parola, un vocabolo affascinante, simbolico, dai numerosissimi significati indagati in questo libro, in un racconto che va dalla parola di Cristo alla parola d'onore, dalle parole alte della poesia e della letteratura alle parole basse che sempre più vanno dal parlato quotidiano alla pagina stampa, le parole inventate come il sarchiapone, quelle ingiallite come buona lana, quelle nuovissime che si usano forse troppo come selfie. Ma non tocca a me di valutare quello che tutta la comunità scientifica nazionale e internazionale ha già valutato. Io sono qua per dire una cosa per me più importante. Il professor Serianni ha onorato questa cattedra nella Sapienza e nella cultura italiana. Il professor Serianni, e sento di poterlo dire con convinzione, ha fatto quello che un docente deve fare. Ha trasmesso non solo la sua cultura, ma la sua passione agli studenti che non a caso sono oggi qui e che l'hanno già onorato. Ho avuto il modo di vedere numerosi blog in cui Vox Populi Vox Dei. E dato che le parole hanno un significato, come lui ci ha insegnato, che non bisogna abusarne, vorrei concludere questo breve sentito saluto e affettuoso riconoscimento, sicuro che questa oggi è la sua ultima lezione di congedo dal corso
che ha tenuto per tanti anni in maniera ufficiale, ma sicuro che non ci farà mancare la sua presenza e il suo valore anche negli anni a venire. Concludere con tre versi, riprendendo le parafrasi, la parafrasi degli ultimi versi del canto sesto del Paradiso, che voi studenti avete dedicato al vostro professore. Perché l'università è fatta da questa sintesi generazionale fra chi ha percorso una strada e ha la capacità, e consentitemi di usare questo termine anche desueto, la generosità di trasmetterla autenticamente alle persone con cui viene in contatto. E se il mondo sapesse il valor che ebbe, insegnando italiano retto e giusto, assai lo loda e più lo loderebbe. Grazie. Tocca anche a me come preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, nella quale, come ricordava il rettore poc'anzi, Seriani ha insegnato come professore ordinario per tantissimi decenni, dal 1980 in poi. E come diceva il rettore, riprendendo le sue parole, occasione di onore, nel mio caso anche di imbarazzo, nel senso che io non so bene se devo stare da questa parte del tavolo o da quella, dal momento che io sono sicuramente uno dei più antichi allievi di Seriani, forse non il più antico, ma certamente pochi mi possono battere, avendo seguito nel mio primo anno di università quelle che allora Seriani teneva come esercitazioni di grammatica storica della lingua italiana. In quell'anno, credo caso unico, dedicate a prendevano spunto da un pezzo di Promessi Sposi e non di Dante, quindi c'è anche un'unicità straordinaria di questo evento proprio non ripetuto. Di quell'esperienza, che è un'esperienza di quelle che segnano, perché poi ciascuno apprezza e ricorda e rimane particolarmente legato a, in ogni insegnamento, a qualche aspetto in particolare, ma lì si apprezzava contemporaneamente la limpida geometria della grammatica storica e della presentazione sicura di regole, moderata dall'ironia che si associava appunto ai casi indeterminati, a quelli dubbi, quando entrava in gioco l'analogia, e di fronte ai quali le regole acquisivano dei contorni un po' diversi. E poi soprattutto si apprezzava, credo intuitivamente, questa profonda, straordinaria capacità di legare l'insegnamento più tecnico con la manifestazione, la comprensione dei fenomeni culturali profondi che sono legati alla lingua italiana, specificamente poi soprattutto alla lingua letteraria. Andando avanti negli anni e per arrivare anche a questi ultimi, ho potuto continuamente seguire, apprezzandolo ovviamente, questo, al di là dell'impegno accademico, scientifico, questa profonda dedizione alla lingua italiana e come strumento di cultura e come aspetto a cui dedicare una attenzione costante, seguendone gli sviluppi e
con la massima disposizione di occuparsene ad ogni livello, appunto dalla ricerca scientifica, dagli studi fondamentali sulla storia della lingua italiana, all'altissima divulgazione, all'attenzione per la formazione linguistica delle nuove generazioni, che l'ha portato ancora l'anno scorso a occuparsi, a prendere in mano la questione della formazione linguistica, delle carenze di formazione linguistica degli studenti che si iscrivono all'università. Quindi un percorso straordinario per la complessità, per la varietà delle questioni che sono state affrontate, per l'esemplarità dell'impegno e aggiungo alla fine per l'eccezionale carica umana che il professor Seriani è riuscito a trasferire nell'insegnamento e attraverso questo insegnamento, questa pratica, a trasferire a tutti coloro che sono venuti con lui in contatto in questi lunghi decenni. Grazie. Allora, io ringrazio molto naturalmente il Rettore delle sue parole e della sua presenza e i cari amici e colleghi Alfonsetti e Asperti. E ringrazio naturalmente tutti voi. Resisto con difficoltà alla tentazione di fare qualche nome, ma è una tentazione che va cacciata perché le omissioni sarebbero troppo numerose, troppo gravi, anche di persone che mi sono particolarmente care. Vi ringrazio quindi veramente molto di questa presenza così massiccia. Dal momento che ho scelto di parlare come tema di questa lezione dell'insegnamento, è giusto che esordisca, dal momento che l'insegnamento consiste nella tradizione, nella trasmissione di un sapere, di un certo modo di vedere le cose da una generazione all'altra, è giusto che esordisca con un ricordo dei miei maestri, dei miei maestri che potrei dire alti su di me, riprendendo il titolo ricavato da un verso di Vittorio Sereni del mio amico e collega Gianluigi Beccaria, che ha pubblicato qualche anno fa un libro proprio su questo tema, sul tema cioè di coloro che hanno più inciso nella sua formazione intellettuale. Ricordo dunque Arrigo Castellani, sotto la cui guida mi laureai e che indirizzò le mie prime ricerche in senso linguistico-filologico attraverso un proverbiale rigore nell'analisi linguistica del testo antico. Ed è un insegnamento che ha inciso profondamente nella mia formazione. E ricordo Ignazio Baldelli, di cui fui prima assistente e poi collega negli anni 70 e 80, e il cui profilo di studioso attento alla lingua letteraria suscitò in me un interesse che poi ho sviluppato negli anni di maturità. Accanto al passato dei maestri, il futuro, perlomeno il presente carico di futuro costituito dagli allievi che hanno continuato la carriera degli studi. E quindi non posso non ricordare i 6 professori ordinari. E qui faccio anche un nome che è quello del più anziano dei miei allievi, che è anche stato per combinazione il primo mio laureato, cioè Geppi Patota. 6 professori ordinari, 8 professori associati, 3 ricercatori, 4 docenti incardinati in università estere, in Germania, Gran Bretagna, Francia, Austria, un ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche, senza annoverare quelli che per la giovane età sono ancora alle prese col dottorato o col postdottorato. È un bilancio del quale non posso non essere orgoglioso e questo varrà non a scusare, mi rendo conto, ma almeno a far giudicare con indulgenza la mia ostentazione contabile. Il merito
naturalmente non va il merito, naturalmente non va a me, ma alle loro capacità. Questo può sembrare un rituale anche un po' ipocrita, topos modestie, ma non è così, e non vale solo per me. L'allievo bravo, ossia non solo vivace intellettualmente e culturalmente, ma anche determinato a raggiungere i suoi obiettivi, è bravo indipendentemente, qualche volta nonostante, i maestri che ha incontrato nella sua carriera. E i maestri assolvono il loro compito se si limitano a riconoscere i talenti e a valorizzarli, questo è già molto, senza coartare in nessun senso le rispettive inclinazioni di studio e di ricerca. Nel mio piccolo ho cercato, come ho potuto e saputo naturalmente, di attenermi a questo principio, all'inizio forse solo intuito e poi sempre più vissuto con consapevolezza. E i miei allievi hanno tutti un loro profilo specifico all'interno di un sapere, di un metodo condiviso. Ora privilegiando la filologia e la linguistica storica, ora la linguistica testuale e la sociolinguistica, ora la lingua e la stilistica letteraria. E la mia impronta, se c'è, si esaurisce in un obbligo, un ben noto obbligo, al quale tutti loro sanno bene di non poter derogare, l'uso dell'accento grafico su se stessi. Ma gli allievi non sono soltanto quelli che hanno continuato gli studi, sono i tanti, forse 5.000 nel mio caso, che hanno seguito le lezioni e hanno sostenuto gli esami. Gli esami sono un momento fondamentale, non solo per lo studente, come è ovvio, che vi investe un carico emotivo da sempre, ma anche per il docente, che verifica proprio nella circostanza degli esami se ha combinato qualcosa di buono durante il corso. Sono tutti allievi che poi, com'è inevitabile, si perdono di vista. E sempre più spesso mi capita ormai di incontrarne per combinazione qualcuno, ormai entrato in quella che un tempo si chiamava la mezza età. E immancabilmente nel suo ricordo riemergono quelle lezioni di grammatica storica che Stefano Asperti ricordava poco fa. Quelle lezioni di grammatica storica che è una parte abbastanza caratteristica di quel sapere comune al quale alludevo poco fa. È frequente sentir parlare male degli studenti e del loro livello culturale attuale. Sono accuse però che nella loro genericità non mi sento di condividere, forse semplicemente perché invecchiando mi sto infrollendo. Ma è pur vero che chi abbia scelto di fare l'insegnante ha scommesso sui propri scolari e in generale sui giovani, sulla loro capacità di apprendere, quale che sia il punto di partenza e sul loro percorso di maturazione. E insomma, chi ha scelto di fare l'insegnante non può prendersi il lusso di essere pessimista. È molto antica l'immagine dell'asino in senso deprezzativo, come mostra anche un brillante saggio appena uscito per Bompiani di Roberto Finzi, asino caro, o della denigrazione della fatica. Una fama, come sappiamo, immeritata per l'incolpevole animale, ma tant'è. Dal latino, quid nunc te asine litteras doceam, dovrei dunque, asino, insegnarti a leggere, suonava Cicerone in un sarcastico dialogo immaginario contro Calpurnio Pisone. Dal latino la metafora si è diffusa nelle lingue europee, dal francese an allo spagnolo burro, dall'inglese donkey al tedesco esel. Gli asini ci sono sempre stati, non solo tra gli studenti a dire il vero. Il più noto dei sonetti italiani di Giuseppe Gioacchino Belli, il saggio del marchesino Eufemio, il quale, cito, latinizzando esercito distrutto, disse exercitus lardi ed ebbe il premio, risale al 1843.
la battuta rischia di non essere più trasparente perché lo strutto, direi felicemente, è uscito dalle nostre abitudini alimentari. Ma chi è esattamente un asino? Non certo chi ignori qualcosa e sia socraticamente consapevole di ignorarla. Questa è anzi la precondizione, non solo della riflessione filosofica, ma della stessa ricerca scientifica. Nessuno imposterebbe una ricerca scientifica di qualunque tipo sapendo già qual è la risposta all'ipotesi di lavoro da cui la ricerca parte. L'asino è chi, per pigrizia o, che è peggio, per scarsa abitudine a esercitarlo, mette in sordina il comune raziocinio. Tutti noi, in qualche occasione, possiamo comportarci da asini. L'errore del marchesino Eufemio è un errore di senso comune, prima ancora che di latino. Si potrebbe forse immaginare una colorita espressione, benché estranea al parco figurale della latinità, come esercito di lardo, per indicare una massa di soldati informe, non attrezzata a combattere. Pensiamo a espressioni parallele del nostro italiano quotidiano, come avere le mani di pasta frolla, di burro, di ricotta, per indicare qualcuno che si lascia cadere tutto dalle mani. Però è impossibile immaginare che un insieme di soldati sia accostato al grasso animale fuso, appunto lo strutto. E soprattutto, nelle lingue esiste l'orizzonte di prevedibilità che governa il rapporto tra le parole. L'ambiente semantico di esercito è quello legato alla guerra, in cui si può vincere o perdere, o anche essere nettamente sconfitti, distrutti, per l'appunto. Che poi un improbabile complemento di materia, quale si avrebbe in esercito di lardo, non si renda in latino con il genitivo, ma con l'ablativo preceduto da ex o de, o meglio ancora, col corrispondente aggettivo di relazione, mi sembra una circostanza secondaria. E l'errore di chi, in un recente concorso per diventare maestro, invece di flipped classroom, ha parlato di Filipporum Classorum, no? Quindi è chiaramente un errore doloso, perché si tratta o di aver catturato qualcosa dal punto di vista auditivo o di avere sbirciato qualcosa scritto e di aver tirato fuori questo inverosimile Filipporum Classorum, e questa persona fortunatamente è stata bocciata ed è finita sui giornali. Beh, costui o costei ha mostrato non solo di ignorare cosa sia la didattica capovolta, cara alla pedagogia statunitense, se fosse solo questo, vabbè, pazienza, ma di parlare e scrivere a vanvera, e ciò è davvero imperdonabile. L'aneddotica sugli errori studenteschi sarebbe inesauribile e può essere anche divertente, ma non ci aiuta a capire meglio le cose. La mia impressione, proprio alla luce di una lunga esperienza, è che gli studenti bravi, che in quanto tali sono, ovviamente sono stati sempre una minoranza, più o meno consistente a seconda delle annate, come avviene con i vini, oggi siano in realtà molto più bravi di quel che avveniva 50 anni fa. Conoscono più e meglio le lingue straniere, non solo l'inglese. Non di rado hanno aperture culturali un tempo episodiche, penso per esempio alla musica, alla capacità di suonare uno strumento. La musica è la grande assente dalle grandi riforme che hanno segnato la storia dell'Italia postunitaria, dalla riforma Casati alla riforma Gentile, che sono naturalmente, ci appaiono oggi un po' superate, non fosse che per la emarginazione delle scienze. Tuttavia rappresentano sia l'una sia l'altra dei monumenti degni di ammirazione. Tuttavia, nonostante la fortissima impostazione in senso umanistico, la musica è assente. Ed è assente perché era assente nel sistema educativo del Piemonte. Mentre, come sappiamo, in alcuni stati preunitari, Napoli per esempio, c'era una tradizione musicale molto forte, molto viva. E dunque si è riconosciuto agli studenti che studiano musica una componente culturale molto significativa che spesso non si ritrova in quelli che hanno la mia generazione, almeno per quanto riguarda la conoscenza tecnica della musica. Hanno gli studenti di oggi, questo è vero,
una maggiore difficoltà a concentrarsi, ad applicarsi con la costanza e la lentezza che lo studio richiede. Non a caso il neuroscienziato Lamberto Maffei ha pubblicato qualche anno fa un acuto elogio della lentezza. Ma uno dei compiti dell'apprendistato universitario, e dunque uno dei doveri di un docente, sta proprio nell'abituare gli studenti a un tale tirocinio. Potremmo fare nostra una bella definizione di Nietzsche nella prefazione, la sua Aurora, 1886, che vedo ora valorizzata da Lino Leonardi, direttore dell'Opera del Vocabolario Italiano, che è un istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che fa onore alla ricerca italiana in campo umanistico, anche perché, mi sento di dirlo con sicurezza, non esiste nulla del genere per nessun'altra lingua e letteratura che io sappia, perlomeno per nessun'altra lingua e letteratura del mondo. Dunque Lino Leonardi, in un recente consuntivo sull'attività dell'Opera del Vocabolario Italiano, ha fatto una citazione che riprendo da Nietzsche. Nietzsche si riferiva alla filologia, intesa non specificamente come tecnica ecdotica, ma come interpretazione del testo e quindi come attività soggiacente agli studi storico-letterari latamente intesi. E da questo punto di vista anche lo storico del cinema o l'epigrafista, a fortiori, sono in questo senso dei filologi. Scriveva Nietzsche: filologia è quella onorevole arte che esige dal suo cultore soprattutto una cosa, trarsi da parte, lasciarsi tempo, divenire silenzioso. Ma proprio per questo fatto è oggi, 1886, più necessaria che mai. Per una tale arte non è tanto facile sbrigare qualsiasi cosa, perché essa ci insegna a leggere bene, cioè a leggere lentamente, in profondità, guardandosi avanti e indietro. Se come docenti riuscissimo a trasmettere davvero questo principio ai nostri studenti, avremmo già svolto una parte, certo preliminare, ma essenziale del nostro lavoro. Chi insegna all'università deve guardarsi da due concretissimi rischi, che possono essere ben rappresentati da due figure letterarie. Da un lato c'è Margite, il personaggio immortalato in un frammento pseudo-omerico, come scriveva il grande classicista Francesco della Corte, la prima figura comica della letteratura greca dopo l'omerico Tersite. Margite, scrive l'anonimo poeta, pollepistato erga, cacos depistato panta, conosceva molti mestieri, ma tutti male. Ed è il rischio che corre chi, o per l'umana debolezza di sfoggiare la vastità vera o presunta della sua dottrina, o magari per stimolare gli alunni, mostrando la varietà degli spunti culturali che possono scaturire da un singolo argomento, si disperde in più direzioni, senza insegnare un metodo di indagine, senza che si ricavi un concreto esempio di ricerca attraverso l'approfondimento di un tema specifico. Anche Dante, nel 29esimo del Paradiso, deplora i teologi che per vanagloria accademica, per l'amor dell'apparenza, il suo pensiero, si allontanano dal retto sentiero. Ma esiste anche il rischio speculare, quello incarnato dal protagonista di una novella di Pirandello, che mi fa piacere di citare in un anno anniversario come questo, L'eresia catara. Bernardino Lamis, anziano professore ordinario di storia delle religioni, ha solo due studenti, ma è amareggiato non dallo scarso successo didattico, bensì dal disinteresse accademico per due poderosi volumi da lui dedicati appunto all'eresia catara, fino al punto da non essere nemmeno citato in una corposa monografia di uno studioso tedesco, topico il riferimento allo studioso tedesco quando si parla di studi umanistici, apparsa qualche mese prima.
E l'AMIS si ripropone dunque di dedicare una lezione alla minuziosa confutazione degli errori di questo von Grobler. E quando arriva nell'aula, in una buia giornata invernale, intravede eccezionalmente una ventina di uditori, ma in realtà si tratta degli impermeabili, lasciati ad asciugare da studenti che sono andate ad ascoltare altre lezioni. E il professor Lamis, abituato a leggere la sua lezione senza guardare in faccia gli studenti, svolge tutta la sua appassionata dimostrazione in un'aula deserta. Pirandello disegna la grottesca e patetica figura del professore, dominato da anguste frustrazioni accademiche, con una capacità che forse non nasce solo dall'arte del grande scrittore, ma anche dal fatto di avere accostato, durante gli anni di insegnamento proprio al Magistero di Roma, l'ambiente dei professori universitari. Credo che ciascun docente debba essere un po' Margite, un po' Lamis. La dimensione specialistica, senza arrivare agli eccessi caricaturali del personaggio pirandelliano, è ineliminabile. Chi insegna in una facoltà di lettere non dovrebbe rinunciare a svolgere, almeno nelle materie di base, cioè in quelle che hanno un riferimento già nella scuola superiore, anche nei corsi della laurea triennale, quelli che un tempo si chiamavano corsi monografici. Oggi non si può più dire corsi monografici, però la sostanza la salverei. Non sarebbe pensabile invece che un docente di farmacologia si concentrasse un anno sui salicilati, il secondo anno sui sartani e il terzo sulle benzodiazepine. Fa sorridere solo l'ipotesi. L'approfondimento di un singolo tema non esclude un inquadramento generale, ma per questo bisogna contare sull'iniziativa del singolo studente, senza considerarlo un recipiente entro il quale versare, come da un imbuto, le nozioni ritenute indispensabili. Se uno studente ignora chi ha vinto la Seconda Guerra Mondiale, non deve seguire un modulo di storia contemporanea per apprenderlo, deve solo capire da sé che si tratta di una lacuna intollerabile e provvedere a colmarla. La rete, anche Wikipedia, se signori, offre da questo punto di vista possibilità sconosciute agli studenti di un tempo, anche per nozioni meno banali di queste. La storia contemporanea gli servirà, ben inteso, per affrontare altri aspetti, per esempio la politica economica degli Stati Uniti nei confronti delle potenze sconfitte dopo la Seconda Guerra Mondiale, o il ruolo dell'azione cattolica nella costruzione del consenso alla Democrazia Cristiana nell'Italia del primo dopoguerra. In ogni caso, l'importante è salvaguardare il contatto tra docente e alunno, e in questo davvero c'è continuità nella funzione dell'insegnante, anche se l'età dei discenti cambia, dai bambini delle elementari o ai giovani adulti o tardo adolescenti delle aule universitarie. Personalmente sono scettico, lo confesso, sull'insegnamento a distanza, se non in caso di necessità, e persino sull'uso delle diapositive, se vengono intese non come supporto, in alcuni casi indispensabile, storia dell'arte, archeologia, paleografia, e naturalmente molto utili le diapositive in una comunicazione, in un convegno, in un congresso. Ma se le diapositive vengono intese come un percorso sostitutivo e preconfezionato che l'insegnante si limita a commentare con didascalie di servizio, magari ripetendosi di anno in anno. Non c'è un solo stile per insegnare, e questo è caratteristico di ogni arte evoluta. Per questo i mezzi elettronici non sorpasseranno mai l'uomo. Queste ultime che ho citato non sono parole di un letterato, magari misoneista e luddista. Sono parole di un noto fisico, Carlo Bernardini, e sono state scritte nella premessa al libretto di un altro fisico matematico, Enzo Tonti, pubblicato nel 2005, intitolato Il piacere di insegnare. E su un altro piano sono contrario alla diffusione incontrollata di corsi in inglese.
se non ha un'eccellente competenza nella lingua straniera, dunque un C2 del quadro di riferimento europeo, altro che il B2 che può essere sufficiente per una, ampiamente sufficiente per una comunicazione in un convegno, il docente tarerà anche inconsapevolmente verso il basso il suo discorso. Pensiamo solo alla funzione della battuta di spirito piazzata al momento giusto per ravvivare l'interesse declinante di un uditorio. Fra l'altro è un'arte questa in cui proprio gli angloamericani sono maestri, ricorrendovi invariabilmente nei discorsi in pubblico. Riuscirà a raggiungere questo traguardo il nostro insegnante, pur provvisto di un inglese grammaticalmente corretto? Ma sarà lecito dubitarne. Ma il tema specifico di questa mia lezione è l'italiano, nell'università e nella scuola, e parto da un dato di fatto. La lingua e la letteratura italiana è, insieme alla storia, una disciplina che si insegna in tutti gli ordini di istruzione. Ma distinguiamo. Della letteratura, la matricola che si scrive in una facoltà di lettere ha un'idea sufficientemente chiara. Semmai si tratterà di mettere in discussione, tra l'altro, alcune idee reçues. Tanto per fare un esempio che non è mio, ma di un autorevole italianista come Luperini, Cesare Beccaria, anche se inevitabilmente a scuola vi si accenna soltanto, potrebbe essere considerato lo scrittore italiano più importante del Settecento, sia pure non per meriti estetici, se guardiamo all'eccellenza del pensiero e alla sua ricaduta nell'Europa del tempo. Beccaria è uno dei nomi in generale della letteratura italiana più noti all'estero, grazie alle sue idee molto anticipatrici contro la tortura e naturalmente, perché questo è particolarmente noto, contro la pena di morte. Ma della lingua, quella matricola ha una nozione alquanto vaga. Da un lato, come parlante madrelingua, pensa di saperla, che non ci sia bisogno di studiare alcunché, e la convinzione, riconosciamolo, ha un qualche fondamento. Dall'altro, se ci si sposta dalla padronanza effettiva del parlante alla riflessione metalinguistica, questa matricola ha della grammatica una percezione distorta, riflesso di una tradizione di insegnamento che, per quanto rinnovata, mantiene un'impronta ancora prevalentemente tassonomica, per colpa anche dei manuali correnti. E qui, come autore o coautore di uno di questi manuali, mi prendo naturalmente la mia parte di responsabilità. Manuali che, un po' per inerzia, un po' perché redatti sotto l'incalzare delle richieste dei committenti editoriali, non osano distaccarsi troppo dalle strade più battute. Che complemento è questo? Quante frasi ci sono nel tale periodo? Che differenza c'è tra preposizioni proprie e improprie? E soprattutto la nostra matricola tipo ha scarsa consapevolezza della variazione storica, cioè di una componente essenziale della riflessione linguistica, specie se non proviene da studi classici, che a mio giudizio almeno restano la punta di diamante del nostro sistema secondario di secondo grado, ma che, come è giusto che sia, coinvolgono una piccola quota di studenti, il 6,1, riferendomi agli ultimi dati relativi agli iscritti nel 2016-2017. Un esempio: cogliere il rapporto tra famiglie di parole è fondamentale anche in vista di un uso più consapevole della lingua. Il lessico e la morfologia derivativa, da qualche anno, anche grazie all'intelligente impostazione dei test Invalsi, sono entrati sempre di più nella prassi scolastica e anche nell'offerta dei manuali. Persino se le conoscenze di latino sono precarie, come avviene nel liceo di scienze sociali o nel liceo linguistico, può essere molto utile già a scuola far notare il rapporto semantico tra concorso, soccorso, decorso, ricorso, oppure tra concordia, discordia, ricordare, tra evoluzione, involuzione, rivoluzione e così via.
un problema delicato che si pone nel percorso scolastico è il rapporto tra lingua e letteratura. Dico subito che sono contrario, a differenza di qualche mio collega linguista, a separare i due insegnamenti, però non vanno trascurate le differenze in termini formativi. La confidenza con i testi letterari non ha come prima funzione quella di insegnare la lingua, semmai la presuppone la conoscenza della lingua. La letteratura nella secondaria di primo grado, nel biennio, ha un potenziale educativo che va in un'altra direzione, quella di far riconoscere ed esprimere adeguatamente sentimenti ed emozioni e di sviluppare l'immaginario. E sottoporre il testo letterario, esercizi linguistici, a partire dalla prova principe per misurare la reale comprensione di un testo e la capacità di gerarchizzarne le informazioni, cioè il riassunto, sottoporre un testo letterario, esercizi del genere, significa svilire il suo carattere intrinsecamente plurivoco, per definizione direi, oltre che spegnere inevitabilmente nel discente ogni piacere per la lettura. In apparenza di lingua, a scuola se ne studia abbastanza dai 12 ai 15 anni, anche se il grammaticalismo andrebbe vigorosamente potato, insisto su questo punto. Qual è l'utilità di individuare il complemento di unione, che sarebbe il complemento rappresentato nella frase vado a scuola con lo zaino? Un ragazzino di mia conoscenza, giustamente, non so con quanta consapevolezza ironica, scrisse con lo zaino complemento di zaino, tutto sommato. Non c'è nessuna utilità a una classificazione di questo tipo, siamo solo di fronte alla manifestazione di una sindrome classificatoria fine a se stessa che in altra occasione mi è capitato di definire catastale. A scuola e nella vita il tempo è prezioso e non va sciupato. Molto meglio insistere sui concetti fondanti, effettivamente fondanti di analisi logica. Definire davvero che cosa sia il soggetto può richiedere diverse lezioni, forse due settimane. Approfondire i meccanismi, le stratificazioni del lessico, valorizzare le varianti sociolinguistiche e verificare in corpore vili che il concetto di errore non si dà quasi mai come una realtà ontologica, ma cambia a seconda delle variabili in gioco, scritto o parlato, registro sostenuto o colloquiale, confidenza o non confidenza con l'interlocutore, o anche passato e presente. Vadi, per il congiuntivo di andare, un esempio classico, ci fa sorridere almeno fin dai tempi di Fantozzi, ma è stata a lungo una forma possibile in italiano e non nasce come una creazione teratologica, bensì come uno dei tanti casi di analogia all'interno del sistema verbale e precisamente di rimodellamento sulle forme della prima coniugazione. Vadi in fondo corrisponde regolarmente ad un verbo che all'infinito è scenare, cioè andare, così come il congiuntivo canti corrisponde a cantare, in base dunque allo stesso movente per il quale tu cante, che era l'esito foneticamente atteso e originario dal latino cantas, perché pur gride, dice Dante, con gride in rima, cante è diventato canti per attrazione delle seconde persone di presente indicativo delle altre coniugazioni, cioè tu temi, leggi, senti. Mi fermo naturalmente qui con l'esemplificazione. A scuola sarebbe opportuno dare il senso della lingua materna in tutte le sue implicazioni e in rapporto con i dialetti, ormai marginali come uso esclusivo, ma ancora vigorosi, in alternanza con l'italiano, in vaste aree del territorio. La realtà parlata in cui molti italofoni si riconoscono è quella dell'italiano regionale. Siamo a Roma e si potrebbe fare osservare in classe che il mo ora del romanesco è una forma ben possibile nel parlato rilassato confidenziale
e potrebbe essere usata al di fuori di questo circuito comunicativo con intenzione scherzosa. E anche sul piano storico si può far notare che Mo ha un pedigree di tutto rispetto nell'italiano letterario e che ricorre più di una volta in Dante, per esempio ancora dal Paradiso 4.32, che questi spirti che Mo t'appariro, è il Mo, del Mo, è Mo che famo, no? Del romanzo. Ma di lingua si dovrebbe parlare anche nel triennio delle superiori di secondo grado. Intanto per la maggiore maturità cognitiva degli alunni sarebbe opportuno proporre in classe la lettura, il commento e i relativi esercizi su testi argomentativi. Di quelli offerti abbondantemente dall'editoriale di un quotidiano o dall'articolo di una rivista rivolta alla platea del pubblico colto ma non specialista. Come si costruisce un'argomentazione? Come si possono valutare le inferenze corrette e fallaci? Quali sono le risorse espressive per rendere efficace il discorso? Si tratta di competenze decisive, ovviamente trasversali, sia sul versante produttivo. Il saggio breve previsto attualmente per l'esame di Stato le presuppone, anche se non prevede uno specifico iter didattico per acquisirle, sia sul versante ricettivo. Il cittadino maggiorenne deve essere in grado di capire un editoriale, di cogliere non solo il senso delle singole parole, ma anche la linea del discorso, per scegliere liberamente, quindi consapevolmente, se convergere o divergere con le idee che vengono sostenute dall'editorialista. E ancora, solo a questo livello di scolarità secondaria di secondo grado si può affrontare il tema di forte potenziale educativo del rapporto tra linguaggio settoriale e lingua comune. Il linguaggio intellettuale, come scriveva splendidamente, grazie a Dio, Isaia Ascoli nel 1873, richiede una formulazione adeguata anche dal punto di vista del registro stilistico. Diceva Ascoli, il modo più eletto deriva, quando non sia necessariamente richiesto, dall'abito di una mente il cui lavoro è più complesso e insieme più facile e sicuro che non sia di solito il lavoro mentale di chi si esprime nel modo più pedestre. Questo, chi si esprime in modo più pedestre, è d'aritmetica elementare, quello incomincia ad essere algebrico. Vediamo un caso particolare, quello del linguaggio giuridico, ossia del linguaggio specialistico che insieme a quello medico ha maggiori ricadute sull'esperienza linguistica comune. È diffusa la percezione che il linguaggio giuridico sia fumoso e complicato, col conseguente sospetto che si tratti di una tacita congiura dei poteri più o meno forti, come direbbe De Bortoli, che vogliono prevaricare sulla gente comune. Ora, in qualche caso bisogna riconoscere che le leggi e soprattutto le circolari, il punto di arrivo più basso, diciamo, rispetto alla codificazione giuridica, potrebbero essere scritte meglio, proprio ispirandosi alla limpida prosa della nostra legge fondamentale, la Costituzione. Ma molte volte non è così. Si tratta di un semplice pregiudizio ed è un pregiudizio che va estirpato, perché compito della comunità educativa, in particolare a scuola, è anche quello di non far passare delle idee diffuse ma senza nessun fondamento. Una idea, ovviamente, senza nessun fondamento che proprio la scuola ha la necessità di far passare è questa storia dei vaccini e del fatto che la scelta di farli o no possa dipendere dalla libera convinzione della persona della strada. Ma a parte i vaccini è importante che si abbia consapevolezza anche del significato del linguaggio giuridico. Come il linguaggio scientifico di cui parlava Lascoli, il linguaggio giuridico ha irrinunciabili esigenze di registro espressivo. Si tratta di sussumere in una norma generale una fattispecie particolare e di farlo in primo luogo con scelte linguistiche conseguenti. In un recente numero del Corriere della Sera, Gian Antonio Stella ironizzava con la consueta verve
sulla decisione di una sezione della Corte dei Conti. Queste le parole di Stella. Il sindaco di Galliera aveva posto un quesito facile. Siccome il distributore di benzina più vicino tra quelli convenzionati con la Consip, la centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana, è a San Pietro a Casale, a 8 chilometri dal municipio, e oltre al supplemento nei consumi occorre aggiungere il costo del tempo perso dai nostri dipendenti per andare e tornare, non sarebbe meglio risparmiare dei soldi facendo il pieno alla pompa più vicina? In punto di diritto, i magistrati rispondono di no, ma non rinunciano a un auspicio, esprimendosi in una prosa che è come deve essere debitamente sostenuta. Ecco cosa scrivono i magistrati. È auspicabile una rimeditazione da parte del legislatore statale della normativa. Potrebbe essere ampliata la discrezionalità riconosciuta agli enti pubblici, fino a consentire la stipulazione in deroga alle convenzioni sottoscritte dalle centrali di committenza, a fronte di un evidente e dimostrato risparmio complessivo. Questo non è un italiano oscuro, è un italiano adeguato al registro giuridico. L'italiano è anche questo, ricordiamolo ai nostri studenti. E oltre a far entrare in circolo l'idea che a seconda dei contesti la lingua deve cambiare, preoccupiamoci anche della necessità che un sedicenne di qualunque scuola, dal professionale al liceo di scienze sociali, sappia che cosa significano parole come normativa, discrezionalità, deroga, committenza e capisca il perché si sente il bisogno di specificare il riferimento al legislatore statale. Anche i comuni, le regioni e in certi casi gli organismi europei hanno potere legislativo. Infine c'è la lingua dei classici italiani studiati a scuola, sempre più distante dall'orizzonte culturale delle giovani generazioni, non solo per ragioni linguistiche. Chi padroneggia più, se non gli studenti di lettere classiche? I riferimenti mitologici così fittamente presenti da Dante in poi in tanta nostra poesia. E rendersi conto dell'italiano dei grandi autori del passato significa andare oltre la semplice chiosa. Augello vuol dire uccello, d'accordo. Ma questa parola, uno dei più tenaci poetismi della nostra tradizione, se ancora nel secondo Ottocento il poeta Vittorio Betteloni poteva scrivere solo per il fatto di esprimersi in versi, dunque senza nessuna intenzione ironica, di certi augelli il mattin presi, unti e arrostiti per la cena imbanditi, no? Parlando di caccia. Questa parola, dicevo, augello, può fornire una bella occasione per ricordare quale sia stato l'influsso del provenzale nella poesia italiana delle origini. E plurali in a, come fata, che giovane le fata dar di cozzo ancora Dante, possono essere un'altra bella occasione se si insegna in un liceo dove si studia un po' di latino in particolare, per riconoscere in queste forme il relitto dell'antico plurale neutro e in tutte le scuole, anche al professionale, cioè per far riflettere sulla sopravvivenza nell'italiano di oggi di numerati plurali di questo tipo con una sfumatura collettiva. Non diciamo più le fata, ma diciamo le ossa, le dita, le uova. Si dirà tutte belle cose, ma non c'è il tempo per farle. Ecco, non è esattamente così, almeno a mio giudizio. Intanto andrà osservato che nei tecnici e nei professionali, dove il programma di letteratura italiana è per forza di cose potato, quanti sono gli studenti, i docenti in quest'ordine di scuole che riescono a parlare, non dico di tassoni, troppo lusso, ma di tasso? E quanti sono quelli che affrontano la lettura, non dico di Donna me prega, ma dei Sepolcri? Il tempo a disposizione, dunque, è maggiore e potrebbe essere utilmente impiegato per rafforzare la competenza argomentativa degli alunni, magari in connessione con i colleghi di matematica. Il gioco delle inferenze, lo ricordavo prima, è un tipico valore trasversale a cui i matematici sono altrettanto sensibili di quanto possiamo esserlo noi italianisti. Per i licei, che nel loro insieme raccolgono in base agli ultimi dati disponibili il 53 e 1 degli iscritti,
anche se le cifre oscillano, fino a qualche anno fa erano il 43. Non vedo altra soluzione per i licei che introdurre un'ora di più di italiano nel triennio. Anche qui prevedo una facile obiezione. Mi si dirà: la proposta susciterà l'opposizione di tutti gli insegnanti delle altre materie, perché ciascuno avrà le sue buone ragioni per lamentare il fatto che la propria disciplina è sottorappresentata nel monte ore. Non è detto però che sia così. La ministra Gelmini portò opportunamente da 3 a 4 le ore di italiano nel comparto tecnico e professionale e nessuno protestò. E la richiesta perderebbe il sospetto di essere corporativa se si pensa che le più allarmate denunce, quale che sia il loro effettivo fondamento, sulle scarse competenze linguistiche dei giovani sono venute non da linguisti, ma da intellettuali di grande prestigio della più varia provenienza, molti dei quali firmatari di un noto documento diffuso all'inizio di quest'anno e noto come l'Appello dei 600, e da alcuni autorevoli collaboratori delle principali testate giornalistiche, sociologi come Ilvo Diamanti e Luca Ricolfi, filosofi come Massimo Cacciari, politologi come Angelo Panebianco, storici come Ernesto Galli della Loggia, economisti come Marcello Messori, giuristi come Fulvio Lanchester. I linguisti professionali hanno generalmente guardato con diffidenza o con ostilità a questo documento, ma se ne potrebbe trarre spunto per rilanciare l'insegnamento nella lingua italiana nella scuola, proprio in quei segmenti in cui oggi, per varie anche comprensibili ragioni, esso è sacrificato. È difficile, insegnando l'italiano in una facoltà di lettere, non pensare agli sbocchi professionali più tipici, anche se non certo esclusivi, nel mio pantheon di laureati o anche, per esempio, due noti sceneggiatori. Quelli, cioè, dell'insegnamento. Da una ventina d'anni sono stati individuati gli esami indispensabili per accedere ai corsi di abilitazione o alle altre procedure che di volta in volta il legislatore prevede per consentire l'accesso alla professione di docente, e tra queste materie non può mancare, come è ovvio, la linguistica italiana. Ma pensare di articolare i corsi attraverso un'impostazione meramente informativa e descrittiva, lo accennavo prima, significherebbe commettere lo stesso errore di chi prevedesse di dare l'esame di storia contemporanea per scoprire finalmente chi ha vinto la Seconda Guerra Mondiale, per distinguere che pronome da che congiunzione, per riconoscere i casi in cui per più infinito introduce una finale da quelli in cui introduce una causale, deve bastare la consapevolezza dello studente e la sua capacità di riprendere in mano la grammatica degli anni di scuola o anche qualcuna più avanzata. In giro ce ne sono di ottimi. Nei corsi universitari bisogna fare altro, anche se le nozioni di base devono essere richiamate con la necessaria umiltà da parte del docente tutte le volte che ciò sia necessario. Al termine di un corso di linguistica italiana lo studente dovrebbe avere acquisito il senso della storicità della lingua, la confidenza con i metodi più produttivi per la descrizione linguistica, prima fra tutti la linguistica testuale, che del resto è sempre più presente anche a scuola, ed entrare a contatto con l'analisi ravvicinata di un autore o di un tema, l'omiletica, il rapporto tra scritto e parlato nel corso del tempo, la variazione sociolinguistica nell'italiano d'oggi. C'è, come si suol dire, soltanto l'imbarazzo della scelta. Un tema che rifletta gli specifici interessi di ricerca del docente, di quel docente, col suo specifico profilo di studioso. E infine il nostro studente dovrebbe essere in grado di gestire con padronanza la scrittura, in tutti i suoi aspetti, dall'interpunzione all'impaginazione del testo, alla scelta di un lessico adeguato, alla tecnica dell'argomentazione. Va detto che su questo punto l'università di oggi fa qualcosa di più rispetto a quella del passato, in cui l'unica prova scritta era la tesi finale. Ma si potrebbe e si dovrebbe andare oltre, ed è naturale che questo onere spetti in primo luogo ai docenti di linguistica italiana. Mi piacerebbe che si attivassero sistematicamente corsi di scrittura funzionale,
magari nella modalità di quelle che attualmente si chiamano le altre attività formative, e che questi corsi in prospettiva diventassero una componente imprescindibile del bagaglio formativo del futuro laureato in lettere. Un adeguato approfondimento delle materie disciplinari nel percorso universitario è indispensabile. Vi confesso di guardare con una certa preoccupazione all'idea ricorrente, oggi più che mai in auge, di deprimerle nelle materie disciplinari a vantaggio dell'area pedagogica. La scuola, a qualsiasi livello, dalle primarie all'università, deve fondarsi su una gerarchia di valori e deve lasciare al discente il tempo per riflettere su quel che via via apprende, senza comprimere gli spazi necessari per alimentare interessi autonomi. Se pensiamo a un corso di lettere che si preoccupi di formare futuri insegnanti, il primato deve andare, sembra addirittura ovvio doverlo ripetere, all'approfondimento critico di quei settori che il futuro insegnante dovrà maneggiare con padronanza e autonomia. Le materie disciplinari sono essenziali, ma non bastano per la formazione di un buon docente. In determinati comparti, tipicamente quello tecnico-professionale, il docente di italiano a scuola ha il compito di alimentare, di là dall'indispensabile istituzio della disciplina professata, quegli stimoli culturali che non sono rappresentati da materie specifiche. La storia dell'arte è una disciplina autonoma nei licei, ma è giusto che anche l'alunno di un istituto professionale possa accostarsi a un quadro di Caravaggio, o anche soltanto interpretare il tessuto storico e urbanistico della città in cui vive. Si tratterà di centri con una storia artistica e con emergenze architettoniche stratificate, siamo in Italia, ma anche di città del tutto moderne. Imparare a leggere l'impianto urbanistico di Latina, per citare un esempio a portata di mano, può essere proficuo anche per chi studia per diventare ottico o perito informatico, e la sfida di suscitare uno sguardo critico sull'ambiente circostante va raccolta in primis dall'insegnante di italiano, certo non solo da lui o da lei. Proprio perché l'insegnamento non consiste nella pura trasmissione di un predeterminato sistema di sapere, gli stimoli formativi che possono venire dalle materie più diverse, liberamente scelte dal singolo studente, sono ineliminabili. Troppo facile ricordare materie come il latino medievale o la filologia umanistica, che servono a ricordarci come il latino sia stato il collante della civiltà europea tra tardo antico e prima età moderna. Permettetemi un esempio linguistico, l'ultimo. Come si sa, le frasi idiomatiche proverbiali sono quelle in cui si differenziano anche le lingue geneticamente e culturalmente più vicine. In italiano, diciamo, non c'è un cane, mentre in francese si direbbe il n'y a pas un chat. Ma un detto alquanto elaborato, che ammonisce a non criticare quel che si è ricevuto come regalo, a caval donato non si guarda in bocca, si ritrova nelle più diverse lingue europee, dallo spagnolo a cavallo regalado, non le mire se niente, al tedesco einem geschenkten Gaul, schaut man nicht in Maul, all'ungherese e allo svedese. Si tratta di rielaborazioni che naturalmente pensavate. In realtà mi fermo molto prima dell'ungherese e dello svedese nella mia competenza. Si tratta di rielaborazioni autonome e antiche, come mostra per esempio la struttura ritmica, due scenari per l'italiano e la rima gaul, maul per il tedesco. Rielaborazioni che hanno tutte alla base un detto latino, risalente almeno a San Girolamo e di lì germinato nei secoli successivi, equi donati, dentes non in spiciuntur. Abbiamo già ricordato, a proposito della lunga deriva, la storia dell'asino metaforico. Oppure pensiamo alla storia della musica, all'importanza che nel 7-800 ha avuto l'opera lirica, l'ultima stagione nella quale la cultura italiana è stata veramente internazionale. Oppure una disciplina come l'archivistica, di cui sarà inutile ricordare l'importanza per lo storico, però anche
l'italianista può imparare molto dalla frequenza di una materia come questa. Ricordo che grazie al cosiddetto vincolo archivistico l'archivio raccoglie materiali accumulatisi in modo spontaneo e quindi pienamente rappresentativi di una certa realtà, non frutto di una scelta valoriale. Qualsiasi archivista registrerebbe tutti i documenti su cui l'archivio ha la possibilità di venire in possesso, che appartengano alla nostra storia. E affacciarsi almeno una volta nel corso della propria formazione su questo sconfinato territorio, che può essere attraversato secondo i più vari itinerari di ricerca, può essere un'esperienza intellettuale di grande momento. Ho parlato molto di scuola e, avviandomi alla conclusione, non posso non ricordare un grande linguista, Tullio De Mauro, che alla scuola ha dedicato per più di 40 anni un impegno illuminato e instancabile. E a lui, non solo io, ma credo tutti, guardiamo con un rimpianto via via più crescente, essendo ormai passati 6 mesi dalla sua scomparsa. De Mauro evocò una volta le parole di un famoso antropologo che ha insegnato a lungo nella nostra facoltà, Alberto Maria Cigrese. Nel suo breve discorso di congedo dall'insegnamento attivo, una circostanza dunque analoga a quella attuale, Cirese ringraziò una serie di persone fisiche, ma concluse indirizzandosi ad una persona giuridica, lo Stato. Lo ringrazio, riprendo le parole di Cirese citate o ricordate da De Mauro, lo ringrazio perché per 40 anni mi ha fatto fare quello che mi piaceva di più, studiare e insegnare. E mi ha perfino pagato. Vorrei far mie queste parole di Cirese, che sono insieme serissime e arbute, ma con una postilla. Lo Stato, ovviamente, non è solo l'ente che eroga lo stipendio ai dipendenti pubblici. Lo Stato è in primo luogo l'insieme dei cittadini che fanno parte di una determinata comunità territoriale, quindi siamo tutti noi. Ma il funzionario pubblico ha un dovere specifico verso quei concittadini, dunque verso quella parte di Stato che di volta in volta è diretta destinataria del suo lavoro. Si tratterà dei pazienti per il medico ospedaliero, degli assistiti per l'impiegato dell'INPS e, come è ovvio, dei propri allievi per il docente di qualsiasi grado scolastico. Proprio ai miei studenti di quest'anno, di cui vedo qui una rappresentanza che saluto, ho ricordato il costante riferimento nella mia attività professionale quotidiana al secondo comma dell'articolo 54 della Costituzione, che mi piace interpretare andando forse oltre la lettera, ma certamente, almeno ne sono convinto, non fraintendendone lo spirito, e ho chiesto loro, lo riconosco con una mossa da vecchio retore: sapete che cosa rappresentate per me? Immagino che non lo sappiate. Voi rappresentate lo Stato. E confido che una dichiarazione così impegnativa possa lasciare il loro traccia di sé, specie in quanti si troveranno nella vita lavorativa a esercitare una carica pubblica. Naturalmente non sta a me dire se e in quale misura io abbia adempiuto al precetto costituzionale di svolgere le mie funzioni con disciplina e onore, che sono appunto le parole che si ritrovano nell'articolo 54, parole che ad altri, non a me, che sono fra l'altro uno studioso di Ottocento, potrebbero parere obsolete. Ma in un'occasione come questa, conclusiva e anche inevitabilmente solenne, non fosse che per la qualità e la quantità dei convenuti, che torno a ringraziare della loro presenza, mi è parso giusto averne richiamato l'istanza. Vi ringrazio.